Ancora un raid al Circolo Tennis Arezzo in zona San Clemente. Un tentativo di furto ancora una volta immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, proprio come era successo alcune settimane fa nella notte di Natale. È successo lo scorso 9 gennaio. Nel video, infatti, si vede chiaramente un uomo entrare nel bar del circolo dopo aver forzato una porta. Il ladro a quel punto si è diretto immediatamente dietro il bancone per raggiungere così la cassa trovata per ovunque. Il malvivente a volto scoperto è entrato nei locali, in questo caso, come si vede dalle immagini, con uno zaino termico solitamente utilizzato dai fattorini per fare le consegne a domicilio. Grazie al sistema d'allarme dell'azienda PM che si è attivato, le forze dell'ordine adesso stanno indagando per risalire all'autore del fatto. Lo scorso 25 dicembre erano stati infatti proprio i video delle telecamere ad incastrare il malvivente che si era introdotto nei locali. L'uomo così era stato individuato e denunciato.